Partita tiratissima tra due squadre, logicamente che nessuna delle due ci stava a perdere, e alla fine abbiamo spuntato noi, come dice qualcuno bravo, di corto muso. Però il risultato dell'1-0 non deve far pensare che è stata una partita che effettivamente abbiamo vinto proprio con un tiro in porta o con il minimo sforzo, anche perché abbiamo creato, siamo partiti bene il primo tempo, creando qualche situazione da gol e dove logicamente un po' di egoismo abbiamo sbagliato. Poi verso il 15esimo, se non erro, abbiamo avuto la palla dell'1-0 con Scordo che caparbiamente ha vinto un contrasto, si è presentato davanti al portiere e siamo andati in vantaggio 1-0. Da lì è cambiata la partita, anche perché loro si sono dimostrati arcigni, duri, una squadra che non mollava su ogni pallone e noi siamo stati bravi a controbattere, colpo su colpo. Una gran bella partita di intensità, di voglia di portare a casa il risultato. Logicamente noi avevamo una gran voglia di vincere. Venendo da due sconfitte, magari non sono stati belli da vedere, però ci interessava muovere la classifica e vincere la partita. E per cui il primo tempo è stato, diciamo, un continuo di capovolgimento di fronte, dove abbiamo, ripeto, abbiamo spuntato noi. Nel secondo tempo siamo ripartiti bene. Siamo partiti anche lì bene, loro hanno avuto un rigore dove loro 10 l'ha sbagliato e anche il nostro per andare sul 2-0 un calcio di rigore che si sbaglia Manfredi. Poi abbiamo pensato a difendere bene, a soffrire come c'è da soffrire, pensando e portando a casa i risultati. Ripeto, non siamo stati belli da vedere, però oggi importava far muovere la classifica. I ragazzi sono stati bravi, lottare su ogni palla, non dare tutto per scontato, non mollare mai. E poi abbiamo avuto 3-4, se non 5 occasioni da gol per chiudere la partita sul 2-0, partendo dal rigore, che abbiamo sbagliato. E poi alla fine siamo riusciti a vincere questa partita, a muovere la classifica, fa morale. E ci proietta ora contro la Cesanese di sabato, che anche lì sarà una bella partita da fare e da giocare.